Nel match valido per la 32esima giornata, il Pineto perde di misura per 1-2 tra le mura amiche contro il Castelfidardo, in vantaggio gli ospiti con Bracconi nella prima frazione. Minnozzi pareggia subito per i suoi. Nella ripresa Giambè mette la freccia del sorpasso. Calcio d'inizio per i padroni di casa, partono forti i marchigiani, Bracconi conclude, palla sul fondo, la risposta biancazzurra arriva al minuto 8, Bertolo per Mininkleri, Daid sventa in corner, al 28esimo si rompono gli equilibri, cross di Mataloni, Bracconi spizza e insacca il vantaggio, la squadra del presidente Brocco non ci sta, su calcio d'angolo di Mininkleri, tocco di mano in aria e calcio di rigore, dal dischetto Minnozzi, freddo non sbaglia e sigla il 13esimo sigillo stagionale, gli anconetani non ci stanno, Cusimano scarica al centro, arriva Bracconi che spara alto, risposta adriatica con Minnozzi, fumarolo di Barletta sbandiera facendo imbufalire il pubblico presente, la partita è vibrante, sul fronte opposto Bracciatelli prende la mira e conclude, incrocio dei pali e pallone scaraventato in corner, le due squadre non concedono pause, Minnozzi per Camplone, cross al centro, Buba in coccia ma un difensore di casa salva i suoi in corner. Nella ripresa gli adriatici vogliono subito il 2-1, Mininkleri arcobaleno per Mastrippoeto, esterno pregevolissimo di Mbubà e risposta eccellente di David. Il match risente del gran caldo, Mininkleri apertura panoramica per Del Mastro, il 2003 si accentra e serve Baldinini ma i biancoverdi riescono a sventare la minaccia. La squadra di Lauro riesce a mettere la freccia, Giambè azione personale, bisturi dal limite e sorpasso dei biancoverdi nello stupore generale, il Pineto prova subito a pareggiare. Del Mastro si avvita in area, palla alta sopra la traversa, sempre gli adriatici vogliono quantomeno il pari, Bugaro conclude, sfera di un millimetro deviata in corner, sulla battuta dalla bandierina Del Mastro non riesce a confezionare il 2-2, l'11 di Pomante vuole a tutti i costi il pareggio, Baldini conclude, David riesce a salvare sulla linea, nel finale Mastrippolito, conclusione chirurgica di poco fuori, non succede più nulla, il Castelfidardo vince di misura contro un gran Pineto, ora mercoledì sarà fondamentale la trasferta di Matese. Ha funzionato, è normale, abbiamo incontrato una squadra, secondo me un'ottima squadra, ha funzionato, secondo me oggi noi abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo c'è stata una buona prestazione, ma non come al solito. È venuto fuori di più il Castelfidardo, ci ha messo un po' in difficoltà. Poi nel secondo tempo, penso la partita l'abbiamo fatta noi. È normale, cosa non ha funzionato. Non siamo stati cattivi sotto porta, perché abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio. E non siamo stati cattivi soprattutto nell'azione 2-1 loro, perché sai, un 3-1, un 3 contro 1 nella metà campo avversaria, lì bastava, sai, fare un falletto, una punizione, bloccare l'azione, siamo stati un po' ingenui, però i ragazzi non posso rimproverare nulla perché hanno fatto una grossa partita, ci hanno messo tutto, è normale, poi c'è stato un calo, venivamo da tante partite ravvicinate, poi ci sono stati un po' di defezioni come avete visto, però sono contento dei ragazzi, di quello che stanno facendo e di quello che hanno fatto oggi. Rammaricato per il risultato, però ci sta. Sì, playoff onestamente non è che ci stiamo pensando poi più di tanto. I ragazzi, io ho chiesto di fare un'altra grande partita, un'altra grande prestazione, soprattutto per loro, per continuare a meritarsi, a far dimostrare quanto di buono hanno fatto fino ad oggi e quindi per non rovinare tutto nelle ultime partite. E hanno messo e hanno fatto secondo me un primo tempo bellissimo dove abbiamo giocato veramente molto bene, creato molto e è finito in parità, ma secondo me dove potevamo essere in vantaggio, chiudere in vantaggio il primo tempo. Secondo tempo sono calati un pochino i ritmi, è venuto fuori le qualità del Pineto che è una squadra molto forte e poi dopo una partita equilibrata è stata sbloccata da un episodio, alla fine abbiamo sofferto un pochino su sti cross alla fine dove eravamo un po' stanchi e non riuscivamo a raddoppiare bene in fascia, abbiamo sofferto un po' con queste palle buttate dentro dove poi è stato bravo il portiere, i difensori, dai, siamo stati bravi, anche fortunati.